L'Istat rivede al ribasso le stime della crescita per il nostro paese. Nel 2016 il PIL rimarrà sotto all'1%, 0,8%, seguirebbe una crescita dello 0,9% nel 2017. E le incertezze sui mercati potrebbero condizionarne il percorso a seguire. Il miglioramento invece, i dati su occupazione e disoccupazione, in crescita la spesa delle famiglie. Quale che sia l'esito del voto referendario, il riflesso politico ci sarà, ribadisce anche oggi il Premier Renzi a 2 settimane dal voto. Il tema è che se vince il no restano un sistema arzigogolato e la burocrazia, se vince il sì invece più stabilità e forza al Paese. Il Financial Times profila scenari apocalittici in caso di vittoria del no. L'Italia potrebbe uscire dall'euro. Con questo voto ormai siamo oltre la dittatura, così poco fa Beppe Grillo in un video su Facebook ha definito la consultazione referendaria. E per Luigi Di Maio, se vince il no, chiederemo di andare subito ad elezioni. L'esponente dei 5 Stelle poi respinge gli attacchi del PD sulle firme false per le liste del Movimento nelle elezioni del 2012 in Sicilia. Faremo chiarezza. Potrebbe essere François Fillon il candidato del centrodestra alle prossime elezioni presidenziali francesi. L'ex premier andrà al ballottaggio con l'ex ministro Juppé, questo è il risultato delle primarie. Grande sconfitto Sarkozy che annuncia l'addio alla politica. Sventato un attentato a Strasburgo nel meridione della cellula jihadista, un commissariato, il mercato di Natale. Sono state arrestate 7 persone. Voglio normalizzare i rapporti con gli Stati Uniti, così il presidente russo Putin tende la mano a Donald Trump, la Russia potrebbe unirsi agli Stati Uniti nella coalizione anti-ISIS, gelida stretta di mano tra Putin e Obama a margine del vertice APEC a Lima per Trump, settimana decisiva per completare la sua futura squadra di governo. Il Ministero dell'Interno smentisce l'esistenza di un piano riservato per requisire seconde case e alberghi nei comuni che si oppongono all'accoglienza di profughi. Finora solo 2.600 sindaci su 8.000 si sono dichiarati disponibili ad accettare le richieste del Viminale nella ripartizione tra le diverse regioni. Ne parliamo tra poco in TG Cronache. Dunque una buona giornata, una buona settimana dal telegiornale della 7, una settimana questa e poi ancora un'altra, ancora il voto referendario, una giornata in cui però in primo piano ci sono soprattutto gli ultimi numeri dell'Istat, quelli che ci fotografano il futuro che si potrebbe disegnare, si potrebbe perché c'è proprio l'incertezza dei mercati a poter cambiare le previsioni, che lo sappiamo per quel che riguardano il PIL, non è una sorpresa, sono ben distanti da quelle stime del 2016 rivelate a maggio di un PIL più 1,1, di quel più 1,1 non c'è traccia, più 0,8 quest'anno, più 0,9 nella prossima annata, con però segnali di crescita che riguardano anche l'inflazione che proprio nei primi mesi del 2017 dovrebbe cominciare di nuovo a muoversi. L'Istat rivede leggermente al ribasso il tasso di crescita complessivo del PIL per il 2016, mentre lascia invariato quello per il 2017. Il dato arriva con il bollettino che analizza le prospettive per la nostra economia per il biennio 2016-2017 e aggiusta il tiro rispetto alle previsioni fatte lo scorso mese di maggio. E dunque per il 2016 il prodotto interno lordo pare allo 0,8%, mentre per il 2017 ci si aspetta uno 0,9%, anche se le previsioni del governo stimano un più 1% tondo. Il fatto che ci sia stata nell'attuale trimestre una previsione di crescita dei ritmi produttivi, dice l'Istat, non autorizza comunque a immaginare scenari molto diversi. Dunque diminuirà la disoccupazione, crescerà l'occupazione, ma anche in questo caso di poco. Un più 0,9% nel 2016, mentre il tasso di disoccupazione si attesterà all'11,5%. E qualcosa di meno nel 2017, quando l'aumento dell'occupazione è previsto allo 0,6% e il tasso di disoccupazione si dovrebbe attestare sull'11,3%. Secondo l'Istituto di Statistica, comunque, i consumi delle famiglie in termini reali stanno aumentando e questo sia grazie ad un incremento del reddito disponibile sia grazie al miglioramento del mercato del lavoro. Non a caso stanno finalmente tornando a crescere i consumi interni, mentre qualche battuta d'arresto si registra nelle esportazioni.
La cresciuta fiducia, seppur ancora bassa, si segnala anche nella crescita degli investimenti industriali, mentre è al quadro internazionale che l'Istat guarda quando valuta l'influenza dei fattori esterni sulla nostra economia. Il dollaro infatti sta aumentando di valore, il che è tutto sommato un vantaggio per l'area euro, anche se non bisogna dimenticare che contestualmente ci si aspetta un aumento del prezzo del petrolio. Così come è prevista una ripresa, seppur leggera, dell'inflazione, che ora, soprattutto nel nostro paese, non mostra alcun segnale di ripresa. Quante le incognite lo avete sentito che riguardano non solo l'Italia ma tutta l'area euro, per la quale, secondo la denuncia forte del Financial Times da oltremanica, peserebbe soprattutto l'esito del referendum tra due settimane, quello italiano che per Londra potrebbe addirittura accelerare l'uscita dell'Italia dall'euro. Tant'è, stiamo ai nostri toni, quelli che ormai hanno fatto rompere gli indugi un po' a tutti, esponenti della cultura, dello spettacolo, del mondo sportivo, addirittura si schierano chi per il sì, chi per il no, andando dietro a quella che è invece lo scontro politico, quello che Renzi, è chiaro, sta gestendo in prima persona, un avversario al giorno, riferendosi, e questo glielo impongono i numeri, non solo al suo elettorato. Se vince il sì, l'Italia avrà una forza e una solidità senza precedenti. Matteo Renzi sussurra nell'orecchio dei moderati un messaggio rassicurante, dipingendo un'Italia più efficiente in caso di successo al referendum. Sui rischi della vittoria del no si concentra anche la stampa straniera, mettendo nero su bianco le preoccupazioni per le possibili fibrillazioni economiche e le conseguenze sull'Europa. Il principale giornale economico del Regno Unito, il Financial Times, disegna un quadro apocalittico in caso di sconfitta al referendum. Sarebbe la prossima tappa del trionfo dei popolari. Dopo l'affermazione di Trump negli Stati Uniti e la Brexit, porterebbe allo sfaldamento dell'euro, con l'Italia in prima fila tra le nazioni che abbandoneranno la moneta unica. Anche la stampa d'oltreoceano si pronuncia. Per il Wall Street Journal, l'esito negativo della consultazione porterebbe a una caduta dei titoli bancari italiani e un ulteriore indebolimento dell'euro, anche se potrebbe essere una crisi passeggera. Abbracci che rischiano di essere mortali per Renzi, impegnato in questo tratto della campagna a profilarsi come antisistema. Non a caso dal suo governo il ministro Franceschini ridimensiona l'allarme lanciato dalla Citi. Quello del Financial Times è uno scenario esagerato e infondato, per poi aggiungere un po' di cautela. Sicuramente dall'estero si vedono in modo più distaccato i rischi di un'Italia cronicamente instabile come quella che uscirebbe da una vittoria del no. Il fronte del no viene dipinto dal Premier come una brigata della restaurazione. Se vince tutto resta com'è, il mantra. Resta il Parlamento più costoso del mondo, un sistema arzigogolato, è il trionfo della burocrazia. Ma la demonizzazione dei leader corrisponde a un corteggiamento degli elettori. Renzi infatti è consapevole che i voti del PD da soli non bastano, è necessario sfondare nel centrodestra ma anche conquistare elettori grillini. Oggi lo dice chiaramente Guerini: io credo che per un referendum sulla Costituzione si è sbagliato porre la questione in termini di appartenenza partitica. Noi parliamo a tutti gli italiani. È necessario uno Stato più leggero e ridurre i costi delle istituzioni. Elettori grillini, sentivamo che senza dubbio hanno ascoltato anche le parole molto dure di poco fa di Beppe Grillo, ampiamente annunciate su Facebook in diretta alla campagna per i no, in un giorno peraltro complicato, ancora un altro complicato per i grillini, primi interrogatori per gli indagati di quella questione molto pesante anche dal punto di vista politico delle firme false in Sicilia. Tant'è, non ha scelto, tanto per cambiare toni, sfumati in questo senso Grillo. La controffensiva pentastellata scatta alle 10 del mattino con Luigi Di Maio che prova a chiudere così la vicenda delle firme clonate di Palermo. Non credo che possa incidere sul referendum. Chi la strumentalizza senza averne alcuna credibilità sbaglia e si illude che possa danneggiare il no. In qualche modo nel video forum con l'ANSA anche una risposta al PD che parla di grillopoli. Entrano nel palazzo e subito diventano peggio degli altri, il commento di Matteo Renzi. Alle 13 in punto su Facebook irrompe Beppe Grillo, che per i suoi già aveva lanciato un appello ad autosospendersi in caso di avviso di garanzia, appello sinora raccolto in due soli casi da Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio. Errore grande e grossolano, il commento di Alessandro Di Battista, oggi peraltro è il giorno degli interrogatori degli indagati. Grillo dunque, nessuna nuova parola sul caso Palermo, ma un attacco frontale a chi sta espropriando il nostro futuro. Dice Grillo: questo voto è pazzesco e non
non so come reagirei se avessi 20 anni, perché qui siamo oltre la dittatura, ti portano via tutto, dall'articolo 18 all'acqua pubblica e tu non puoi nemmeno reagire. Prima di lui, dall'eterogeneo fronte del no, ben venga questa eterogeneità, commenta Toninelli dei 5 Stelle, erano intervenuti nell'ordine Mario Monti, in caso di sconfitta del sì non vedo perché Renzi dovrebbe lasciare il governo, e comunque, a differenza dei miei compagni di Accozzaglia, non faccio campagna referendaria. Poi dalla Lega è stata la volta di Matteo Salvini, subito al voto se vince il no, io pronto alle primarie e quella di Parisi è un'operazione politica da salotto. E infine Arturo Scotto, da Sinistra Italiana, il Financial Times che paventa l'uscita dall'euro in caso di vittoria del no fa terrorismo. Spero che il governo dica qualcosa. Dunque, fin qui le nostre grandi manovre, non che nell'area euro ci si risparmi se si guarda paesi come la Germania e la Francia prossime al voto, con molte problematiche, molte sfide anche in quel caso alle spinte nazionaliste, ai populismi. In questo senso cominciamo dalla cancelliera Merkel, che ha rotto gli indugi, più volte aveva respinto ogni domanda sul suo futuro politico. Ebbene, ha scelto proprio ieri, anche forse spinta dall'esito del voto americano, a candidarsi, ha detto lo farà per il suo quarto e mandato, ha detto è una scelta non banale per il paese, per il partito, ma anche per me stessa. Quando ci penso non vedo nessuna alternativa, anche se normalmente non voterei per lei. A quasi un anno dalle elezioni, nel panorama politico tedesco non c'è ancora all'orizzonte un rivale per Angela Merkel, criticata anche dai suoi compatrioti, soprattutto dopo la decisione di spalancare le porte agli immigrati, ma vista ancora dal 55% dei tedeschi come insostituibile in mancanza di un'alternativa credibile. Così oggi Frau Merkel, dopo tanti dubbi, può ragionevolmente pensare di presentarsi alle elezioni per un quarto mandato con buone probabilità di vittoria. Eguaglierebbe il record di Helmut Kohl, il cancelliere della riunificazione. L'annuncio è arrivato ieri in conferenza stampa nel più puro stile Merkel. Niente fronzoli, niente trionfalismi, niente scenografie evocative. Semplice e asciutta. Ho appena comunicato alla direzione del mio partito che sono pronta a presentarmi al congresso di Essen come candidata alla guida della CDU e nella mia convinzione questo significa automaticamente essere candidata alle elezioni per la cancelleria del 2017. Annuncio atteso ma niente affatto scontato. Sulla decisione finale, lo ha detto lei stessa, ha avuto un peso non indifferente il risultato delle elezioni americane. Insomma, la donna più potente del mondo non se la sente di lasciare il suo posto con Donald Trump alla Casa Bianca. Si dice che Barack Obama la scorsa settimana a Berlino abbia fatto pressioni su di lei in questo senso. Quel che è certo è che salutandola l'ha subissata di lodi, ma lei, la pragmatica, la scienziata di formazione, anche in questo ha voluto abbassare i toni. Tutto quel che si dice su quello che dipende da me, specialmente dopo le elezioni americane, mi onora, ma allo stesso tempo lo trovo grottesco e bizzarro. Nessuna singola persona, nemmeno quella con la più grande esperienza, può cambiare da sola in meglio le cose in Germania, in Europa o nel mondo intero. Certo, non il cancelliere tedesco. Non ci annuncia di voler cambiare il mondo, quindi, Frau Merkel, ma almeno che cercherà di mantenerlo stabile. Le opposizioni dall'estrema destra di Alternative für Deutschland ai socialdemocratici che oggi sono al governo con lei hanno 10 mesi a disposizione per provare a sconfiggerla e di questi tempi in politica è un'eternità. Se ne sono resi conto anche in Francia, ne parleremo tra poco, Francia in primo piano non solo per gli equilibri politici tutti da trovare, lo vedremo. In primo piano però nella giornata di oggi c'è anche la chiusura del Giubileo, non tanto e non solo per i numeri che comunque sono ufficiali, 21 milioni di fedeli a Roma, nella capitale 850 milioni di fedeli nel mondo, ma soprattutto per la chiusura, quella affidata alla lettera apostolica di Papa Francesco, resa nota con 24 ore di ritardo. A 24 ore di distanza dalla messa conclusiva, ebbene ancora una volta non sono mancate le aperture storiche, le indicazioni davvero concrete, così concrete, soprattutto in tema di aborto, e lo sentirete che potrebbero e cambieranno il diritto canonico. D'ora in poi i sacerdoti cattolici potranno assolvere nel confessionale le donne che hanno abortito e i medici che hanno procurato l'aborto. Lo ha deciso Papa Francesco con una lettera apostolica firmata ieri, ma resa nota oggi. Tecnicamente si tratta di una proroga. L'assoluzione per l'aborto era infatti stata una delle novità annunciate da Francesco per l'anno giubilare, che proprio ieri è terminato con la chiusura della Porta Santa. Il Papa quindi ha reso permanente questa novità, decisamente non gradita all'ala conservatrice della Chiesa. Questo significa che adesso potranno accedere più semplicemente alla comunione
le madri e i medici che hanno causato un aborto. Prima del giubileo, infatti, per loro scattava in automatico la scomunica, che poteva essere sciolta solo da un vescovo o da un suo delegato. E senza dubbio questa è la novità più grande, l'eredità dell'anno giubilare, che rischia quasi di far passare in secondo piano altre due decisioni papali di peso. La seconda è l'istituzione della Giornata Mondiale dei Poveri, da celebrare in tutta la Chiesa nell'ultima domenica del tempo ordinario a novembre. Sarà una giornata che aiuterà le comunità e ciascun battezzato a riflettere su come la povertà stia a cuore del Vangelo, dice il Papa, e sul fatto che fino a quando Lazzaro giace alla porta della nostra casa non potrà esserci giustizia né pace. La terza decisione papale la conferma che rimangono lecite le assoluzioni impartite dai sacerdoti della Fraternità di San Pio X, gli scismatici, tradizionalisti lefebriani. Già Benedetto XVI, ricordiamo, tolse la scomunica a quattro sacerdoti lefebriani, attirandosi non poche critiche. Adesso, come è accaduto per l'aborto, sempre nell'ottica della misericordia, Francesco estende la validità delle confessioni fatte dai preti lefebriani oltre l'anno giubilare. Adesso andiamo oltreoceano, sono giorni importanti, decisivi per Donald Trump, deve mettere a punto la sua squadra di governo, si attendono, visto il personaggio, scelte non convenzionali che potrebbero riguardare anche la guida del Pentagono. C'è un generale silurato da Obama, è uno che può vantare nel suo curriculum battaglie in ogni campo in cui si è espresso, e questo può fare la differenza agli occhi di uno come Donald Trump. Donald Trump lo ha definito il generale dei generali e nel corpo dei Marines è stato coniato il neologismo Mattisms per le massime, non sempre politicamente corrette, che dispensava ai suoi militari. Probabilmente sarà lui, James Mattis, a guidare il Pentagono. Soprannominato Mad Dog, cane pazzo, ex generale con esperienza sul campo nella guerra del Golfo, in Afghanistan e in Iraq, è stato a capo del comando generale per il Medio Oriente, incarico che Obama gli tolse nel 2013 quando si oppose al negoziato nucleare con l'Iran. E proprio questo, nella logica Trump, potrebbe essere una nota di merito, come accaduto per Michael Flynn, l'ex direttore dell'intelligence del Pentagono, esautorato da Obama e che sarà ora consigliere per la sicurezza nazionale. Quella iniziata oggi è una settimana decisiva per le scelte del presidente eletto, il quale, alla domanda diretta dei giornalisti, ha confermato ieri che la moglie Melania e il figlio Barron non si trasferiranno con lui alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio, quando ci sarà l'insediamento ufficiale, ma resteranno a New York per permettere al bambino, che ha 10 anni, di finire l'anno scolastico nell'Upper West Side a Manhattan. Ed è la prima volta che la First Lady non si trasferisce a Washington assieme al presidente. Questo mentre iniziano a definirsi anche gli equilibri internazionali dell'era Trump. Mosca si prepara a sviluppare una cooperazione con gli Stati Uniti sulla soluzione della crisi ucraina, fa sapere Mosca, che spera di poter attivare una coalizione antiterrorismo anche in Siria, se Washington, dice, cambierà il suo approccio, considerato dal Cremlino più anti-Assad che anti-ISIS. Al termine del vertice APEC a Lima, Vladimir Putin ha confermato l'intenzione di normalizzare i rapporti fino ad ora non proprio idilliaci con Washington. Per quanto riguarda il presidente eletto Donald Trump, ha aggiunto: siamo al corrente dell'enorme differenza che c'è fra la retorica elettorale e la politica reale. Putin si è incontrato brevemente anche con Barack Obama, il quale avrebbe chiesto al presidente russo di rispettare gli impegni assunti da Mosca nei confronti dell'Ucraina e di continuare il dialogo per risolvere la crisi siriana. Allora, sempre nel nostro telegiornale, le immagini che ci arrivano purtroppo ancora una volta da Kabul con gli ultimi aggiornamenti: una moschea sciita, ci sono stati vittime, donne, bambini, un attentato ancora una volta, è il terzo nel paese in cui vengono presi di mira gli sciiti. Il bilancio provvisorio è di 28 persone uccise fino a qui, almeno 45 feriti. Il capo dell'anticrimine afghana ha riferito che un kamikaze si sarebbe fatto esplodere questa mattina, era a mezzogiorno, alle 8:30 in Italia, durante una cerimonia religiosa nella parte occidentale della capitale. Peraltro è un attentato che è già stato rivendicato dall'ISIS, mentre i talebani si sono dichiarati del tutto estranei. Adesso abbiamo il campionato di calcio, lo sapete, alle spalle, di mezzo ci siamo messi anche una settimana dedicata dalle nazionali. Questo non è bastato a cambiare gli equilibri, anzi la sconfitta della Roma, ma anche il pari rocambolesco nel derby di Milano, hanno di fatto lanciato la fuga della Juventus. Per qualcuno è già quella decisiva, pensate.
È vero, in questo momento, guardando il campionato, risulta difficile individuare l'anti-Juve. Quella squadra è in grado di rendere più difficile la corsa allo scudetto dei bianconeri, saliti a 7 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Il pareggio nel derby consente al Milan di agganciare la Roma al secondo posto e all'Inter di cominciare col piede giusto l'era Pioli. Tra le due milanesi corrono 8 punti in classifica, ma a San Siro ieri sera non si sono notati in una partita intensa con tanti gol e temi tattici. L'Inter a cercare di costruire il gioco, il Milan pronto a ripartire e a sfruttare anche la minima occasione. Bravissimo lo spagnolo Suso, su alla doppietta, gran gol anche quello di Candreva e poi ci ha pensato Perisic allo scadere a rendere positivo l'esordio di Pioli. Intanto la Roma naufraga a Bergamo contro l'Atalanta dei giovani ben orchestrata da Gasperini. Una squadra a due facce l'ha definita Spalletti perché non è la prima volta che i giallorossi non riescono a gestire il vantaggio. Ieri dopo un primo tempo dominato ma con un solo gol all'attivo, Dzeko e compagni sono spariti imbrigliati da un'Atalanta scatenata che dopo 5 vittorie consecutive, 7 nelle ultime 8 gare, si ritrova quarta in classifica insieme alla Lazio. Da cancellare il post-gara, al fischio finale i tifosi giallorossi hanno cercato di sfondare i cancelli del settore ospiti per arrivare allo scontro con un gruppo di ultra bergamaschi. Il bilancio è di 5 feriti, 4 steward in servizio allo stadio e un agente di polizia. La Lazio intanto non conosce pause, 8° risultato utile consecutivo, 26 gol in 13 giornate, ieri 3 al Genoa. Piace la squadra di Inzaghi perché oltre a fare risultato produce gioco e a tratti spettacolo, con Keita, Immobile e Felipe Anderson in grande forma. La giornata ha evidenziato anche il momento magico del Torino, vittorioso a Crotone grazie alla doppietta del solito Belotti, e della Fiorentina che ha travolto l'Empoli nel derby toscano con le doppiette di Bernardeschi e Ilicic. Domani è già Champions League con la Juventus di scena a Siviglia. Questa mattina Higuain non si è allenato a causa di una botta rimediata col Pescara. La sua presenza in Spagna è in forte dubbio. E allora in chiusura naturalmente non ci siamo dimenticati qualche piccolo problema tecnico risolto per raccontarvi la lunga giornata francese, quella dell'addio e del secondo dopo la sconfitta contro Hollande nelle presidenziali del 2012 per Sarkozy, ma anche l'allarme terrorismo tornato a livelli massimi. L'ombra nera del terrorismo sta oscurando gli ultimi risultati elettorali francesi. Stamattina il paese stava ancora commentando l'inedito e imprevisto exploit di François Fillon, che con il suo 44% dei consensi è arrivato primo alle primarie del centrodestra, quando sugli schermi televisivi è apparso il ministro dell'interno, Cazeneuve, per annunciare che l'intelligence aveva appena sventato un nuovo attentato in Francia, di alto livello. 7 persone sono state arrestate tra Marsiglia e Strasburgo, ha spiegato Cazeneuve. Stavano pianificando un attacco nel nostro paese. Mai la minaccia terroristica è stata così elevata sul nostro territorio. Quest'anno in Francia in realtà sono già stati sventati 20 di attacchi terroristici, ma forse mai di questo livello. I 7 presunti jihadisti di origine francese, marocchina e afghana erano pronti a colpire, secondo l'accusa, in diverse località e secondo indiscrezioni di stampa avevano legami con i terroristi del Bataclan. Un particolare che la dice lunga su quanto la questione sicurezza sia ancora fondamentale in Francia e condizioni la vita politica e può servire anche a spiegare in parte i risultati delle primarie del centrodestra. Il vincitore assoluto, lo abbiamo detto, è lui, François Fillon, il cattolicissimo ex premier 62enne entrato in competizione in zona Cesarini, che con il suo savoir-faire da neogollista ha surclassato sia Alain Juppé, il favorito della vigilia che ha ottenuto il 28% dei consensi, che l'ex presidente Sarkozy, ormai fuori dalla corsa e anche dalla vita politica, come lui stesso ha annunciato, che si è fermato al 20%. Il merito è senz'altro quello dell'alta affluenza, intorno ai 4 milioni. Hanno votato in questa prima assoluta del centrodestra anche elettori del centro e della sinistra, tutti ansiosi di trovare un candidato che possa sconfiggere alle presidenziali la frontista Marine Le Pen, ancora data favorita nei sondaggi. Ma merito forse è anche del rigorismo e della severità di Fillon. Liberista in economia, con il mito della Thatcher, sul tema dell'immigrazione e della sicurezza ha idee molto chiare. Seppure con toni garbati propone per esempio delle quote da far votare in Parlamento per stabilire quanti immigrati accettare ogni anno. Insomma, la vera scommessa sarà di capire se la sua destra, garbata ma comunque dura e pura, basterà per contrastare la deriva allarmista e populista di Marine Le Pen. Ci fermiamo, lo sentivate, la questione migranti, soprattutto accoglienza sul territorio, un problema politico da gestire anche in Italia. Ne parleremo con il TG Cronache tra poco, Caterina Bizzarri, a cui vi rimando. Grazie per averci seguito, se volete come sempre ci ritroviamo domani alle 13:30. Una buona giornata.